giorno speciale. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Povero DiCaprio, ci ho messo una vita per vincere un Oscar. Invece Minzolini alla prima nomination se l'è portata a casa. Che esultanza, che bello, l'Italia che vince. Ieri mi sono fatto un po' di fumus persecuzionis prima di dormire. Io per la gola, perché hai visto che ero giù di voce, senti stamattina che sto meglio, già timbro di più. Straordinario. Che bello, poter vedere veramente l'Italia che vince, è una cosa stupenda. Al di là, sai, del tifo, no? Che ne so, magari ecco, se sei della Lazio ieri hai gioito, però che ne so, però queste sono le grandi vittorie del nostro paese. Chiaro, chiusa la votazione. Il Senato approva. Era così, non è che ho esagerato. Bellissimo. Soprattutto era ora che ci fosse un quarto grado di giudizio. Bravo. Mancava. Perché attenzione, perché ieri è intervenuto durante i lavori in corso. L'ho sentito, eh. Ah. Ah, ieri è stata una puntata gustosissima di lavori in corso, Ma io gliel'ho fatto notare più volte. Anch'io stavo fatto notare più volte a delle persone con cui stavo facendo degli incidenti che ero nervoso. Gliel'ho fatto notare, sì, in diverse maniere, sì. Perché è intervenuto il senatore Ichino, sì, che è del PD, vabbè, ha fatto un po' di giri, però comunque... Detto Inchino? No, beh, voglio sapere perché, sì. Lui tra l'altro è una persona anche umanamente apprezzabile, però è riuscito a dire, uno, che il Senato ha fatto bene a votare contro la decadenza del senatore Augusto Minzolini, condannato in via definitiva per peculato. E certo. Ha fatto bene perché altrimenti si ricreavano problemi come quelli che vediamo in Turchia. Attenzione. Sì. Cioè, infatti io gli ho detto, ma scusi, ma in Turchia c'è una dittatura. Gliel'ho dovuto dire per forza. Cioè, cioè Erdogan, che abbiamo un Erdogan qui a Palazzo Chigi per caso? Non lo so, perché tirare in ballo la Turchia adesso veramente mi sembra azzardato. Mi sembra fumus. Un po' fumus, sì, ma Airbus. Anzi, un Airbus di Airbus. Ma proprio, proprio fumus. Pochetto. Dopodiché è venuto fuori che comunque in appello il giudice che aveva emesso la sentenza su Minzolini aveva fatto politica. E certo. È un uomo di sinistra. Poi era ritornato a fare il giudice. E soprattutto in tanti hanno trovato convincenti le parole di Minzolini ieri. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Anche Marino ha esultato, Vabbè. Allora, quindi praticamente il Senato col voto di ieri è entrato nel merito della sentenza, che peraltro è stata confermata in Cassazione, quindi bisogna chiedere, i magistrati della Cassazione non si erano accorti che ci poteva essere un conflitto di interessi perché un deputato era tornato a fare il magistrato e quindi poteva giudicare Minzolini non in base alla legge ma in base alle proprie convinzioni politiche? La Cassazione non si è accorta di niente? E il Senato che interviene al posto della Cassazione, è quindi chiaro, diventa quarto grado, di giudizio a tutti gli effetti. Il quarto grado, chiusa la votazione, ragazzi, era importante. Approva. Una grande vittoria per l'Italia. Ho anche postato, fammi dire perché sono incazzato come una bestia. Dillo, che poi una cosa io la devo dire. Allora, se a me o a Silvestrin o a Luciano Del Dotto, Valeria Ercoli, cioè fosse capitata tra capo e collo una condanna definitiva, in via definitiva, cioè siamo ufficialmente e tecnicamente dei pregiudicati, poi va a vedere perché non... Vabbè, comunque... Facciamogli sentire come sarebbe stata la trasmissione oggi in caso di nostra condanna. Beh, l'avrebbe fatto più o meno, vabbè, chiaro. Noi saremmo stati a fare, non so, gli allevatori diretti. Forse manco quello. Senato, a voi e a noi. A noi.
che ci capitasse tra capo e collo, una Xiaomi. Condanna definitiva, sì. Calci nel culo dal nostro posto di lavoro. Ma calci alla grande. Proprio alla grande. Cioè, proprio. Non è che poi si riuniscono quelli del lavoro e dicono: ma no, salviamolo, ma dai, ma votiamo ma se sì, farlo rimanere e poi dai. Si esulta. Allora, posso dire invece che la cosa che volevo dire dall'inizio? Vai. Allora, da ieri ufficialmente la Romania è un paese molto migliore del nostro, perché lì vabbè, per. Ma che sei razzista? Lì, no, frutti, caro mio, è un paese assolutamente migliore. Lì sono scesi in piazza per molto meno. La cosa di ieri è una cosa scandalosa a mio giudizio. Beh. Altro che scendere in piazza, invece siamo tutti comodamente sul divano. Allora ben trovati a tutti. Allora con noi c'è Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, oggi sentiremo molte voci, insomma, poi se qualcuno buongiorno ci Castelli. Spiega perché non è buongiorno stata applicata la legge Severino, che tra l'altro voglio aggiungere proprio un inciso, la legge Severino aumentava le pene proprio per il reato di cui per cui certo. È stato condannato Minzolini per il peculato. Voluta per... e votata dagli stessi che ieri hanno fatto sto giochetto, tra peculato, l'altro. Che significa fare con i soldi di altri, che in questo caso della RAI, un uso privato. Sì, tra l'altro con la scusa, ma poi i giudici gli hanno anche dato di più di quello che il PM aveva chiesto, quindi non vale. Ma e quindi c'è un accanimento. Fantastico, che vittoria per questo Castelli, nostro paese. Insomma, vabbè, abbiamo detto tutto noi, se vuole aggiungere qualcosa. Noi tanto adesso ci arriverà una condanna tra capo e collo e quindi interromperemo. Abbiamo detto la noi, se vuole dire sì, va bene, ecco. Sì, va bene. No, vi prego, non ci lasciate, ecco. State con noi. No, vabbè, che aggiungere? Di fatto devo dire che il vocale, il sonoro dell'esultazione mi mette davvero in imbarazzo. E poi, come insomma, avete detto già, la questione è particolarmente vergognosa, anche perché tecnicamente è stato salvato grazie a un escamotage parlamentare, cioè hanno approvato un ordine del giorno, che quindi è un impegno al governo, insomma, che è servito per derogare appunto la legge Severino, che di fatto la viola completamente e quindi va contro la decisione anche che era stata presa dalla giunta per l'immunità, che aveva votato per la decadenza. Il fatto è che il Parlamento funziona per precedenti. Quindi fare un precedente di questo tipo significa aprire le porte a Berlusconi. Esatto, di parlamentari che hanno problemi di questo tipo come Berlusconi. Quindi io penso che questo sonoro molto acceso di gente che festeggiava appunto sia dovuto anche questo, a questo sogno del reintegro di Berlusconi. Certo, un sogno che tutti coltivano. Castelli, posso dire una cosa? Ieri Di Maio è stato abbastanza diretto nelle sue dichiarazioni, ha detto poi non vi lamentate se esplode la violenza. Ma in realtà adesso, al netto della violenza, sperando che non ci sia mai, tanto oggi mi pare che siamo tutti comodamente sul divano, a differenza della Romania, ma si rendono conto, secondo lei, questi signori, che tutto questo un giorno lo pagano alle urne? Io penso che stiano cominciando a rendersene conto. Io sono di Torino e credo che lì l'abbiano sentito forte e chiaro, per esempio. Mi preoccupa però Renzi quando la settimana scorsa all'Ingotto, quindi proprio a Torino, parla di garantismo e dice no, perché noi aspettiamo le sentenze, poi una volta che arrivano le sentenze comunque salvano i condannati, no? E quindi lui stesso che nel 2014 urlava da un palco Minzolini senatore è un incentivo per fare subito la riforma del Senato, oggi si trova i suoi che lo salvano e che di fatto fanno questo scambio losco. Ma io non credo che l'abbiano fatto improprio, nel senso che non è che l'hanno fatto, dice, a sfregio di Renzi, insomma, credo che mi sembrava che andasse di pari passo con quella dell'altro giorno di votazione. Sì, no, poi fa ridere, francamente a me fa ridere che nell'autodifesa di Luca Lotti si sia fatto riferimento ad un partito fondato da un pregiudicato, voglio sì, dire. No, nel senso che poi arrivi a difendere comunque un pregiudicato, ma quindi dipende da pregiudicato e pregiudicato. Comunque a me sembrano, Castelli, mi sembrano un po' come quelli che hanno, non so, un istinto, una cattiva gestione della rabbia, e allora li vedi che si impegnano durante l'anno per cercare di restare tranquilli, poi hanno quei momenti di schizzo dove torna fuori la loro natura, non ce la possono fare, si faranno mille ragionamenti su come ritirarsi appresso il voto della gente, di come riaccattivarsi i voti delle persone, poi basta, un evento del genere non ce la fanno, esce fuori la loro natura.
Guardi, questo è assolutamente vero. Io per deformazione, essendo che sto in commissione bilancio, quindi mi occupo dei soldi che questo paese dovrebbe avere, non ha, dei soldi che questo paese dovrebbe mettere nei posti giusti, invece non ce li mette, posso dire che sono preoccupata, perché questa è quella gente che quando succedono queste cose si scalda. Poi invece, quando c'è da fare bene un decreto sul terremoto come quello che abbiamo chiuso ieri sera in commissione ambiente alle 2 di notte, non riesce a trovare i soldi e dice e dichiara che ne dovrà fare un altro nei prossimi mesi, perché deve aspettare di fare la programmazione del documento di economia e finanza dei prossimi 3 anni. Certo. Quindi ancora i terremotati, le imprese e i lavoratori aspettano, perché loro sono così tranquilli su queste questioni che... Sì, ma sono gli stessi che sul biotestamento, insomma, a 2 settimane nemmeno dalla morte di DJ Fabbo, dopo che si erano riempiti la bocca con qualsiasi cosa, poi erano in 2 in aula, quindi insomma è la stessa... Davanti alla tua povera figlia che era in visita. Che era in visita, che si è lamentata col padre, dice ma non c'era nessuno in aula. Ah, vabbè, sono cose così. Evidentemente sono questi i temi grossi, cioè è chiaramente è un governo che non riesce, sono dei parlamentari che non riescono a prendere delle posizioni nette per inimicarsi poi l'altra parte. Questo è il concetto, poi fondamentalmente. Beh, è sempre una logica dell'inciuccio, la logica del non farsi male reciprocamente. Sì, da una parte la cassa che salva se stessa e punta alle pensioni di settembre, perché questo ci accusano di dirlo sempre, ma è la verità purtroppo. Certo, perché tanto domani tocca anche a loro la stessa cosa, quindi a buona memoria, no? Però secondo me il fattore più grave, che è la dimostrazione del fatto che in questo paese la legge non è uguale per tutti, soprattutto nelle aule di un Parlamento. Io non mi dimenticherò mai le discussioni fatte durante la scrittura della riforma costituzionale rispetto all'immunità parlamentare, cioè è proprio, me lo ricorderò per sempre, questa azione di difesa della casta che cerca di salvarsi e dire no, noi dobbiamo essere impuniti sempre e comunque. Ci sono questioni e questioni, per l'amor di Dio, però qui parliamo di una persona che doveva essere allontanata immediatamente dai pubblici. Beh, anche perché la legge lo prescriveva. Allora, attenzione, c'è la legge Severino che ieri appunto è stata stracciata, ma non è solamente Di Maio che l'ha pubblicamente stracciata, che lo dice, ma molti altri. Tra poco sentiremo proprio una voce dall'altra parte, sì, che contenta e soddisfatta del fatto che la legge Severino di fatto ieri sia stata abrogata così con una votazione. Però a proposito del fatto, se ne rendono conto che questo è un regalo all'opposizione e che la pagheranno alle urne, io voglio citare un senatore del PD che ha twittato questo: senatori del PD che votano contro l'applicazione della legge Severino e salvano condannato Minzolini, grande regalo al Movimento 5 Stelle, provo sinceramente vergogna, e questo è il senatore Meloni. Quindi qualcuno che se ne rende conto c'è. Evidentemente, no? E nonostante questo arrivano poi le critiche, che ne so, al Fatto Quotidiano, voi siete forcaioli, siete giustizialisti, ma in questo caso c'è una sentenza. Sì, cosa c'entra? Giustizialisti di cosa? No, niente, questa è siete voi che siete oltre il garantismo. No, ma non c'entra niente. Questo è proprio essere sovversivi, questo è rispettare la legge. Il discorso è: chiunque di noi al di fuori del Senato o della Camera avesse ricevuto una condanna definitiva per qualsiasi cosa. Allora, nel pubblico non lavori più. Garantito. Nel privato calci il culo proprio. Pure. Sì. Perché tanto basta che controllano e calci in culo anche lì. Ma nel pubblico proprio no, e non c'è niente di più pubblico che il Parlamento, secondo me. Nel pubblico non fai niente, non fai neanche un concorso se per caso uno volesse fare qualunque tipo di lavoro. Però se ci pensate è così sempre, nel senso che io non. Cioè, sul tema delle pensioni anche è così, no? Allora, tu al cittadino gli fai applicare la Fornero. E invece tu parlamentare per soli 4 anni e mezzo di occupazione in Parlamento, perché che lavoro bisognerebbe sapere se il parlamentare ha lavorato davvero, gli concede una pensione. Quindi comunque 2 pesi 2 misure in tanti ambiti, su questo che è molto grave e su quello delle pensioni. Sì. E io credo che sia un po' finito il tempo, ma non per mode della politica, proprio per correttezza. Lo spessore politico ce lo possiamo anche dire, che 30 anni fa, 40 anni fa era anche diverso nella politica. Castelli, io torno a ripetere e glielo richiedo: in Romania per un decreto salva corrotti sono scesi in piazza per settimane. Noi perché non siamo più capaci di indignarci?
Guardi, io la questione della Romania l'ho seguita molto e devo dire che l'ho anche commentata molto, mi ha colpito e più volte ho scritto e ho dichiarato che mi facevano, sarei voluta essere con loro, avrei voluto un'Italia più come loro, ecco. Non lo so perché non si indignano più, io vengo da un territorio in cui il TAV ha tenuto diciamo botta per 20 anni, quindi per 20 anni abbiamo creato comitati contro il TAV e si è creato un tessuto sociale. Io credo che in alcune circostanze, su alcuni temi, non si riesca a costruire quel tessuto sociale tale per cui a un certo punto basta. Dall'altra parte però vi voglio ricordare che proprio il 18, quindi qualche giorno, due giorni fa, mercatari contro la Bolkestein sono venuti a Roma per l'ennesima volta, molto numerosi, e quindi su alcuni temi in realtà questa cosa c'è. È più difficile quando bisogna farlo probabilmente contro la politica, perché forse si vede meno e meno diretto, no? Mentre chi ha una bancarella al mercato e sa che cosa gli vanno a togliere se passasse mai la Bolkestein o venisse applicata la Bolkestein, allora scende in piazza e si ribella. Però io credo che ancora una parte di paese ci sia. Poi io sono per il diritto di manifestare sempre e comunque, e devo dire che in questi anni ho visto molti decreti che al loro interno avevano volontà di frenare questo diritto, questo devo dire. Laura Castelli, grazie, buona giornata. Grazie a voi.